stiamo lavorando con attivisti, con movimenti, con cittadini. Per esempio sto seguendo una tematica sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti privatizzati che mi hanno portato i cittadini, quindi paradossalmente non è neanche una delle nostre attività, o comunque non c'era un gruppo di lavoro sul tema. E stiamo lavorando in maniera abbastanza, si sono creati per temi dei gruppi di lavoro che ci stanno dando tutto il supporto di organizzazione delle attività sul territorio, di preparazione dei documenti, dello studio della normativa, dello studio degli atti, e ci danno la possibilità quindi di fare un percorso in modo che quando noi poi alla Camera o al Senato arriviamo in commissione, arriviamo a fare interpellanze, atti di sindacato ispettivo, arriviamo a fare proposte di legge, emendamenti, lo facciamo perché c'è stato tutto un lavoro di gruppo partecipato, digerito, che ci porta e ci dà la possibilità di essere strumenti efficaci dei cittadini all'interno delle istituzioni. Quindi uno dei punti che sicuramente volevamo mettere all'ordine del giorno, così era appunto la creazione di, visto che nel frattempo con i nostri legislativi abbiamo creato anche, abbiamo acquisito informazioni, abbiamo acquisito un know-how che ci permette di trasmettere a voi come si crea un'interrogazione, come si fa un atto di sindacato ispettivo, quali elementi servono. E volevamo anche proporvi quindi sia di mettere a disposizione vostra e dei cittadini dei format di base, in modo che dice se tu devi preparare un'ispezione, un atto di sindacato ispettivo su un certo tema, mi devi mettere una premessa che è costituita da questa parte, una domanda specifica se è un'interrogazione, quindi tu la devi discutere in aula con determinati tempi, piuttosto che un discorso più articolato se è un'interrogazione a risposta scritta o un'interpellanza, in modo che noi recepiamo e portiamo all'interno delle istituzioni tutto un lavoro che comunque viene effettuato dalla rete, così come è sempre stato, insomma, nei nostri intenti, e che adesso stiamo facendo ma in maniera più disorganizzata. Vorremmo dare, insomma, invece un discorso più strutturato. E poi un altro punto che riguardava soprattutto, cioè che riguarda tutti e quindi riguarda noi parlamentari, era, me lo sono perso, per ogni livello istituzionale, quindi Camera, Senato, Regione, Comune e Municipi, gli strumenti di informazione delle attività che realizziamo, che sono praticamente sono creati lì, in modo che abbiamo dei punti chiari da cui partire per sapere in tempo reale, o perlomeno in tempo reale, insomma, che cosa stiamo facendo.